ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Probabilmente l'uomo ragno è stato ucciso un'altra volta dopo 26 anni perché Manuel Neuer ha commesso la più grande vaccopoli della sua carriera. Della sua fulgida e luminosa carriera da portiere, e probabilmente si sarà giocato il suo futuro in nazionale, come successe a Zenga dopo il mondiale del 1990, sostituito poi indecorosamente da Pagliuca e Marchegiani. Neuer, che ha sbagliato totalmente l'uscita su un innocuo cross di Pogba, che nel frattempo aveva mandato al bar Mustafi, e poi c'è stata la rete sul tapin vincente di Griezmann, che a questo punto se ne va a casetta con gli onori dell'essere capocannoniere di Euro 2016. 81 minuti sul cronometro, come facilmente potete intuire, Germania 0, Francia 2. Lo ricordo, qui non parleremo assolutamente di vendette a favore dell'Italia. Noi manterremo comunque un certo aplomb, un po' perché la Francia ci sta antipatica, secondo perché quando viene eliminato ai rigori ad oltranza, al 18° rigore, quando comincia a tirare dei giocatori che hanno le scarpe di cemento, quelle che vengono usate per i pentiti, capite bene che non può stare lì tanto a rosicare. Germania che conquista una punizione, cross, c'è stato anche quel segaligno di Mustafi che, attenzione, ma guarda, no, era Hövedes in questo caso, che sono tutti di razza ariana lì in mezzo, e quindi naturalmente scambi un po' l'uno per l'altro, ma Hövedes ha anticipato un TT e il pallone però è finito all'ambito, quel cicinin che basta, la traversa, per finire fuori e per non rimbalzare beffarda sulla traversa. Facce sconosciute di persone conosciute nella panchina della Germania, che diciamo un po' si era fatta la punta alla minchia per quanto concerneva, perché loro hanno vinto il loro europeo battendoci a rigori ad oltranza, cioè non è che stanno lì ora a recriminare più di tanto perché perdono contro la Francia dopo 58 anni, no? Mi sembra anche ovvio. Germania che poi per una serie di rimpalli riesce ad avvicinarsi all'area di rigore, ma il pallone viene respinto, è entrato Sané e praticamente questo Francesco Yates è arrivato a fare il bello e il cattivo tempo. Noia si proietta sulla tre quarti difensiva della Germania, può andare quindi un segaligno. Se ci dessero magari l'inquadratura larga ci farebbero il cavolo del piacere. Apertura panoramica che non raggiunge da quella parte il giocatore tedesco, è entrato Gignac al posto di Giroud, che è stato salutato con gli applausi per lui. Pogba passa il pallone a Matuidi, Matuidi avanza lento ed inesorabile, il pallone dall'altra parte non arriva a Sissoko, che quindi vede il pallone andare a spegnersi fuori. Hector va ad incaricarsi della rimessa tedesca, lento lento lemme viene da Gerusalemme il fakir Rizzoli, che ipnotizza la città, zumpa 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 pa. Germania che riparte quindi alla ricerca disperata di un gol che a questo punto riaprirebbe la partita, ma se lo fanno con questi ritmi lenti io non so dove possiamo andare a finire. Hector, il pallone in avanti, in mezzo a due il giocatore tedesco, all'indietro poi il pallone per Kroos, Hövedes, ancora la Germania, ho sentito un suono strano, Kimmich, il pallone in mezzo passa tra vari lisci, allora ancora la Germania, Sané all'indietro, poi Kimmich, no look, il cross non arriva, arriva invece un passaggio lento, arriva il traversone e poi la spazzata di un TT, anzi no, è di Sissoko, e poi Hector non guadagna il corner, questo invece è il sindaco di Lipsia.
Sissoko è andato lì come un fromboliere. E poi fa la mossa della bavosa in quel modo stende Hector che cercava poi la deviazione, invece trova le pive nel sacco. Lloris, il rinvio dal fondo, la doppietta di Antoine Griezmann che ha scatenato ormai un gioco al massacro contro Zaza e Pelé. Il quale, io lo ripeto, io non ci sto e non intendo starci. Ah, che errore! Può ripartire in contropiede Griezmann. Griezmann è da solo. Griezmann. Un uomo attaccato al suo taschino. Mustafi. Griezmann. Poi serve il pallone a Neuer in una maniera indecorosa. Glielo passa direttamente nelle braccia amiche. E allora può ripartire Kroos, apertura panoramica per un uomo chiamato Kimmich. Poi Sané, ancora Kimmich, può fare il traversone in mezzo, rinvio poi di Sissoko. Allora può ripartire la Francia con Gignac, parapiglia, ancora pallone tedesco, Kroos, avanza, buona chiusura di Evra. Sono saltati un po' gli schemi, Sissoko riparte. Quando la Francia riparte, comunque sembra avere buon gioco. C'è più o meno il cervello antilope. Su questo poi valutate voi che possa essere il cervello antilope della Francia. Evra. Compaiono anche bandiere della Grecia. Grecia grande assente di questo europeo, però. Ranieri, prima di pescare il jolly con la vittoria dell'Leicester, ha affossato una nazionale ellenica leggermente imbalsita. Sagna subisce fallo da Draxler. Sto Draxler che lo voleva la Juventus. Gioco meglio io, con 30 kg di grasso in più. E questo... vabbè! Ed escono fuori i panzerotti da parte di questo signore un po' imbalsito. Pogba potrebbe fare il suo solito gol inutile. Gignac dribbla anche se stesso. Gignac e poi incontra una deviazione sul suo tiro. Il pallone arriva cheto cheto tra le mani di Neuer. La Germania o segna ora o non segna più. Per non finire fuori dall'europeo, visto che a loro piace tanto dominare, non vedo, non vedo il motivo per cui debba finire. E vabbè, e questa è poi l'apertura panoramica all'indietro di Mustafi per Neuer. Ancora Mustafi, dall'altra parte, ovviamente non può arrivarci. Uno spento Hector Griezmann che invece è fresco come le rose, liscio e morbido come il culo di un bambino. 88esimo minuto, comincia la Francia a tenere sterilmente il pallone. Griezmann ancora lui. Griezmann ovviamente non può servire Gignac che è in fuorigioco. Non subisce nemmeno fallo, può ripartire la Germania con Götze, ancora i tedeschi che avanzano lenti come se fosse la battaglia della Marna. E poi c'è un uomo scherzato dal mondo, da Sagna soprattutto, che cede il pallone all'indietro, solito possesso di palla da parte della Germania che non conduce a nulla di buono, nulla, cerca lo schema, trova nessuno, una cosa imbarazzante, ma veramente un nulla che è l'ombra di se stesso. E poi la Francia che rischia di ritornare in una finale europea dopo 16 anni. C'era andata nell'84 e vinse. C'era andata nel 2000 e vinse. Problemi? Cioè, siamo consapevoli che anche qui
leggi dei grandi numeri, signori, a Bevarunda se funde a migliare. Germania che in avanti cerca una preghiera, ma che cazzo fai, Müller? Ma che cosa intendi combinare? 4 minuti di recupero, ci sono state molte interruzioni. Giusta la segnalazione. Secondo noi, pallone in mezzo. Mamma mia. Mamma mia. E attenzione perché potrebbe essersi fatto male Pogba. Mentre eccala! Ole! Elv ha fatto il pinsimonio col sudore delle sue ascelle. Ed è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Qui Pogba rischia di svalutarsi nel tentativo di salvare Barak e Barakopoli. Esce Griezmann più che altro per raccogliere l'applauso del pubblico e bandiere francesi che sventolano al velodrome. Entra il numero 6 Cabaye. Più che altro come furbizia da parte di Deschamps per quanto concerne questi ultimi istanti di partita. 7 tentativi, 4 in porta e due reti per Griezmann, 48 le presenze per Cabaye, 4 reti con la maglia francese. Neuer che inevitabilmente si è proiettato in attacco per poter sostenere le ragioni dei suoi. Fallo da parte di Gignac, subisce fallo Kroos. Ma a questo punto ritengo che non ci siano possibilità per la Germania di allungare la partita ai tempi defibrillati. Özil, il pallone in mezzo, niente da fare per la Germania, che quindi lascia correre in vuoto d'acque torbide. Kroos, ancora limite dell'area. Nulla da fare a questo punto per la Germania che esce dall'Europeo. Il cross in mezzo, Lloris, miracolo! Ci aspetta qui fra noi un sì. Lloris fa una bellissima parata. Neuer addirittura gioca a calcetto. Undicesimo uomo di movimento. Qua poi occasione sprecata da parte di Götze, che partiva in posizione regolare sul filo del fuorigioco. Sul cross di Mustafi, anzi no, questo è il cross di Mustafi, poi il colpo di testa di Kimmich e poi Lloris Brosca riesce a parare mandando in frantumi le residuali speranze della Germania, i campioni del mondo che contrariamente a quanto ha fatto la Spagna nel 2012 non riescono poi a bissare il titolo continentale. Impresa riuscita a questo punto soltanto alla Francia, soltanto alla Spagna. Griezmann viene poi scherzato. Pallone in avanti, nulla ormai da compromettere se non la fedina quasi immacolata per Lloris, che comunque i suoi bei gol li ha subiti, Attenzione. Io non so come sia stata battuta quella rimessa laterale, so soltanto che la Germania ha perso indefettibilmente un pallone. Il pallone poi esce. E quindi è la Francia, la seconda finalista di Euro 2016, affronterà il Portogallo in quella che sarà un po' una riedizione di quella che è stata la semifinale del 2000, vinta poi con il golden penalty di Zidane. Qui non c'è assolutamente fallo, era assolutamente in caduta Sané, quindi giusto in questo caso, laddove invece sul rigore che poi è stato realizzato da Griezmann abbiamo dei dubbi, lì corretta la segnalazione da parte di Rizzoli. Assurdo che adesso la partita venga fatta continuare, fuorigioco di rientro da parte di Müller, che assolutamente non ha inciso, ma nemmeno sotto tortura.
Quindi sarà per i giornalisti un po' la sfida tra Griezmann e Cristiano Ronaldo, ma ne riparliamo a questo punto più tardi. Francia-Germania si conclude sul 2-0 per la Francia.